Sokolov, un mito del pianismo mondiale. Per gli appassionati ogni suo recital è un'occasione imperdibile, perché ascoltarlo significa seguirlo in una sorta d'esperienza mistica, condotti per mano dalla sua infinita conoscenza, capacità di scavo unica, sempre in grado di trovare nuove e intime interpretazioni, sorrette da eccezionale bravura tecnica. E Grigory Sokolov è tornato anche quest'anno al Festival Pianistico Internazionale. Gremito al Teatro Grande di Brescia, con il pubblico che, come con un amico di lunga data, si è immediatamente sintonizzato sulla lunghezza d'onda della sua musica. Immerso come sempre nel buio quasi totale, sul palcoscenico c'è solo una luce diretta sul pianoforte a illuminare la tastiera. Sokolov prende per mano gli ascoltatori, li conduce con sé in un viaggio poetico attraverso il programma della serata. Mozart nella prima parte con la sonata K545 e la fantasia e sonata K475-457 e Beethoven nella seconda con la sonata opera 90 e la sonata opera 111. Intensa come sempre la sua esibizione, vissuta come una totale immersione nella musica, dove trovare ogni volta nuovi colori, sottolineature a seconda dei casi, innocenza, dolcezza o nuova tensione drammatica. Lunghissimi per Grigory Sokolov gli applausi e numerosi bis.